Un'estate da capitale dello sport e della cultura. Piacenza è pronta ad accogliere migliaia tra turisti, addetti ai lavori, proponendo una serie di eventi e iniziative attorno alla partenza di tappa del Tour de France, la terza manifestazione sportiva più seguita al mondo. Crescono infatti le aspettative sulla seconda edizione di Piacenza Summer Cult, che verrà inaugurata il 19 giugno dalla criminologa Roberta Bruzzone e terminerà il 16 luglio con Fiorella Mannoia. Nel mezzo, Russell Crowe, Max Angioni, Umberto Galimberti, Andrea Pucci, Vincenzo Schettini, Francesco De Gregori, Paolo Crepè e qualche sorpresa non ancora annunciata. L'edizione ha voglia di stupire perché ha materiale per stupire. Il materiale è la città di Piacenza. Questo lo facciamo sperando di poter utilizzare l'onda lunga del Tour de France, sia in apertura che in passaggio del Tour. L'obiettivo è quello di far sì che i turisti, e non soltanto i turisti, chi vive nella Valle Padana o anche vicino o lontano che sia, sulla base appunto sia del Tour, ma soprattutto poi anche degli eventi che sono correlati a questo, possa decidere di venire a passare qualche giorno in quell'estate del 24, in quest'estate appunto a Piacenza. Musica, parole e cultura, nella corte di Palazzo Farnese, che arriverà a ospitare 1600 persone. Manca ancora qualche nome, qualche peso massimo nel calendario e pensiamo di annunciarlo entro la prima metà di marzo. È un bell'impegno, è una bella sfida che però siamo molto contenti di poter affrontare e crediamo che verrà una cosa molto bella per Piacenza. Biglietti in vendita dalle 14 di oggi su tutte le piattaforme online.